Ciao amici carissimi e bentrovati all'appuntamento meteo di questo nuovo weekend di ottobre. Ecco a voi il prodotto di questo anticiclone in perfetta forma che sembra destinato ad aumentare la sua incisività nelle prossime giornate e anche nella prossima settimana, dovuto al fatto che i geopotenziali stanno aumentando un po' ovunque. Questa nebbia che vediamo oggi naturalmente è questo il risultato, che naturalmente farà sì che questa nebbia naturalmente sia persistente anche durante le ore diurne. Cosa vuol dire? Che nelle coste che sono più soggette a scarsa ventilazione in questo periodo, i fattori diciamo di umidità e anche di aggregazione inquinante tendono a essere stagnanti per buona parte della giornata. Probabilmente forse vedremo un po' di sole nella metà mattinata, ma subito dopo il tramonto le nebbie si ricompatteranno per essere ancora più forti nei prossimi giorni. La situazione ovviamente non cambierà assolutamente, almeno fino al 20 del mese, quando si intravede un piccolo cedimento altopressorio, ma che sarà destinato ad apportare solo probabilmente un ricambio d'aria, nessuna attività pluviometrica. Dunque, sicuramente questo mese finirà con un'alta pressione e con 0 mm di pioggia caduta. Questo fattore è importante perché? Importante perché sicuramente sarà una costante anche negli anni a venire, quindi dovremo abituarci naturalmente a autunni sempre più caldi, con temperature massime sempre più elevate, naturalmente siccità che si va compromettendo un po' ovunque e anche, perché no, un fattore di inquinamento che, stante la scarsa ventilazione come ho detto prima, rimarrà imprigionata nei bassi strati. Per ciò che concerne la nostra zona, quindi vi ho già detto, umidità a livelli molto alti, nebbie persistenti, temperature che si mantengono comunque molto mite di giorno tra i 17 e i 19 gradi, anche con questa nebbia, e temperature mattutine sui 13-14 gradi. Non mi resta che augurarvi una buona domenica, sperando in un ricambio di vento. Ciao a tutti.